per la rubrica Ferie siamo i Gino sul Vino. Abbiamo un attimino, oltre all'intervista con Gino, vogliamo un attimino cogliere alle persone che vengono qui il grado, chiaramente l'indice di gradimento delle pizze. Abbiamo qui una delle ospitanti del tavolo, Francesca, ci dici un attimino quali pizze hai scelto e perché? Io prendo una pizza un po' particolare, le faccio una pizza con carciofi, soprattutto per la mia mamma, però diciamo che viene a Napoli, sa che deve mangiare la margherita perché è una pizza per eccellenza, quindi viene a Napoli, se dovessi consigliare a una persona da fuori che viene a Napoli per mangiare la pizza, non si può la margherita, però ovviamente rappresenta la tradizione. Non hai problemi di linea, perché come vedete è giovanissimo. E quindi volevo sapere da te la prima volta che ti sei sentito. Sono 6 anni che vengo qui in questa pizzeria, perché fino alla mia università l'ho scoperta per caso e l'ho presa in pianta anche dopo che ho concluso il ciclo di corso. Diciamo. In che cosa sei laureata? No, non sono ancora laureata, ho finito il ciclo di corsi, ormai ho fatto la medicina. Medicina, quindi verrai a fare un esame medico in questa pizzeria. Quindi gli veniamo con la tua comitiva di amici? Con la mia famiglia, con i miei amici. E alla fine c'è il napoletano santo per andare a mangiare la pizza, infatti la qualità è quella che è, la simpatia, la gentilezza. Quindi senza fare nome, ti è mai capitato di andare fuori Napoli e assaggiare magari una pizza che tutti quanti si aspettavano, tipo una napoletana? Cosa ti hanno cercato? Purtroppo è normale che una che va fuori, chiaro, devi assaggiare magari le cose del posto, ovviamente. Non pretendere. Se vado fuori Napoli non mi aspetto di mangiare la pizza con la maggior pizza, se mai vado su qualche altra linea. Va bene, allora adesso cogliamo l'occasione, visto che sono in due, a chiedere qualcosa anche alla tua amica, come si chiama? Claudia. A Claudia, chiediamo se sei venuta pure tu con Francesca la prima volta oppure già sei stata. No, non siamo già state perché siamo sorelle, quindi a volte veniamo insieme. Quindi giustamente. Volevamo sapere da te, qual è stata la prima volta che hai assistito a Francesca, ricordi? Quando sono nata, perché a Napoli è una... La mia sorella è molto golosa. Lei l'ha assaggiata da me, appena cominciata a mangiare, ci si è svezzata. Volevo chiedere a tutti e due se avete, oggigiorno si sta creando, si è creata una problematica purtroppo per alcune ragazze, per il fatto del bullismo, voi che cosa ne pensate? Avete degli esempi che avete tra di voi, cioè com'è la risposta di Napoli su questa problematica? Quello che si chiama la risposta. Ah, quindi più di te, giustamente lei è un futuro medico, cioè ci può spiegare qual è la ricetta per abbattere le problematiche. Purtroppo c'è un'intolleranza alimentare, quindi come tale deve essere data. Però comunque attualmente grazie a un po' di prevenzione, nel senso non andare subito a inserire alcuni alimenti nella dieta del bambino, già si stanno cominciando ad avere un paio di miglioramenti. Ovviamente allora ci chiediamo qual è la tua politica. Mamma mia, mi state attento che gli amici di adesso la nostra Francesca di cura. Siamo proprio. Quindi quando mangiate il vino schifoso poi c'è la... Cioè lei risolve le problematiche. Perché dobbiamo anche dirlo, purtroppo, nel senso che a Napoli abbiamo la capitale della pizza, però ci sono delle pizzerie, vero Francesca, che si spacciano per pizzerie. Quindi... comunque, quindi stare attento al pizzaiolo, devono sapere dove andare, ma fondamentalmente la qualità si vede. La selezione si fa da sola. Quindi mi raccomando, cari amici, venite da Gino Sorbillo, perché è un nome, una garanzia, l'abbiamo trovata, è vero Francesca, confermiamo comunque che è digeribile, questi prodotti biologici che danno la possibilità alta digerenza. Poi casomai avete problematiche, siete andati dalla pizzeria sbagliata, noi vi diamo l'indirizzo della dottoressa Francesca, vi farà una visita a puntino e poi servite tutti per rimangiare e ritornare mangiato bene da Gino Sorbillo.
per la rubrica cucina di Parole Libertà Egitto. Vi rimandiamo alle prossime rubriche, grazie.